Il primo sudamericano, il primo gesuita, il primo a chiamarsi Francesco. Se tre indizi fanno una prova, allora non c'è dubbio che per la Chiesa di Roma stia per aprirsi un'epoca di grande cambiamento, una spinta al rinnovamento rintracciabile pienamente nelle prime parole e nei primi gesti del nuovo pontefice. Il Papa si è presentato subito nelle vesti del buon pastore. Con il suo modo diretto e semplice di rivolgersi ai fedeli, è entrato nella nostra vita quotidiana, fatta di dubbi e difficoltà non solo materiali, ed è proprio ai più bisognosi che Francesco ha deciso di dedicare la sua missione, come testimonia la scelta del nome ispirata al santo che per antonomasia simboleggia una chiesa vicina agli ultimi, un'immagine che adesso potrà essere rinnovata attraverso il ritorno alla parte più pura e antica del messaggio cristiano, la vicinanza ai poveri, la condivisione dei valori, la preghiera come elemento di fratellanza e evangelizzazione, la carità è la strada maestra che ha già annunciato di voler seguire, testimoniando con i comportamenti concreti la partecipazione della Chiesa e dando una prospettiva di speranza al mondo.